siamo di nuovo qui per un altro episodio del nostro podcast e oggi vi vorrei parlare degli gnudi. Ora, se siete in Toscana sapete perfettamente che cosa sono, ma se non siete in Toscana, gli gnudi sono una sorta di gnocco di ricotta e spinaci, chiamati gnudi perché sono tecnicamente il ripieno dei ravioli senza il guscio di pasta, di conseguenza nudi. Per fare questo piatto ci vuole un filino di preparazione, perché sia gli spinaci che la ricotta devono essere il più asciutti possibile. Quindi, se per dire la ricotta la fate scolare bene tutta la notte e la stessa cosa fate con gli spinaci, già lì siamo un passo avanti. Dopodiché gli spinaci strizzateli bene bene a mano e anche in un telo, perché comunque rimane dell'acqua, e se ci rimane dell'acqua gli gnudi si spappolano. Dopodiché fate lo stesso procedimento con la ricotta, telo e strizzate finché non smette di uscire siero. Sarebbe meglio usare la ricotta di pecora, almeno voi in Italia che la potete trovare, noi qui anche no, però ragazzi, quella manca. La ricotta di pecora tende ad avere molto più sapore rispetto ad una ricotta di mucca ed è anche un po' più densa, per cui aiuta molto il risultato finale degli gnudi. Dopodiché aggiungete parmigiano, sale, uovo e noce moscata. Se dovesse servire, aggiungete un pochino di farina, ma più asciugate spinaci e ricotta e meno farina vi servirà. Dopodiché avete mescolato tutti quanti gli ingredienti bellini bellini e prendete due cucchiai e cominciate a formare gli gnocchi. Vengono fuori un po' come le quenelle in buona sostanza, perché sì, è uno gnocco tecnicamente di ricotta e di spinaci, però la forma è più quella delle quenelle. Si riesce, se sono ben asciutti, si riesce anche abbastanza a formarli con le mani, però è un costante ripulirsi le mani. Man mano che li formate, li mettete su un piano infarinato e poi li cucinate. Ora, normalmente gli gnudi si servono o con un sugo di pomodoro semplice oppure burro e salvia. In entrambi i casi è meglio se avete una padella grande in cui avete o il burro in cui avete fatto soffriggere la salvia o il sugo di pomodoro caldi. Gli gnudi vanno adagiati in acqua bollente salata con calma, per cui io sconsiglierei di metterli tutti insieme in acqua. Fateli un po' per volta, ce li mettete veramente con calma e poi li tirate su con una schiumarola e li mettete direttamente dentro il sugo caldo che vi sta aspettando. A questo punto finite di saltare quel minuto nel sugo, se fate con il burro e salvia una cucchiaiata di acqua di cottura aiuta, e li mettete nei piatti. Soprattutto quello burro e salvia sarebbe preferibile se il piatto fosse caldo, per il semplice fatto che il sugo di pomodoro mantiene il calore ma il burro e salvia no. Quindi piatto caldo preferibile. E li mettete nei piatti, spolverata di parmigiano e via andare. Come detto, la questione primaria è che siano veramente veramente asciutti gli ingredienti, quindi non è una di quelle cose che normalmente si fa all'ultimo minuto. Sì, potenzialmente si può fare, però insomma un pochino di preparazione, di pianificazione vi semplifica la vita, tutto lì. Quindi se li volete provare fatemi sapere e fate domande se avete dubbi, se avete trucchi particolari o ricette particolari, fatemelo sapere e io vi risponderò. Ci vediamo presto, ciao!